Benvenuti ad una nuova puntata di Top Secret, i segreti del successo degli imprenditori al top della loro carriera, ma al top delle loro aziende. In questa vetrina televisiva su Business 24 ospitiamo personaggi che vengono qui a raccontarci il loro lavoro, ma soprattutto la loro azienda. Con noi questa volta c'è Marcello Ricotti, Ariadne Digital. Benvenuto. Grazie. Questa è la prima volta che lei va in televisione a raccontare la sua azienda? Sì, praticamente sì, credo di sì, la prima volta. E allora noi siamo curiosi di sapere come è nata, perché so che è andato all'università, ha preso una certa laurea e poi lì è successo qualcosa. Sì, sì, la storia è una storia, se vogliamo, quasi americana, nel senso che siamo tre soci, io sono uno dei soci fondatori, attualmente sono l'amministratore delegato dell'azienda e eravamo compagni di università e dopo ad ingegneria, ingegneria informatica a Pavia e dopo la laurea stavamo facendo ognuno una carriera come dipendente. Appassionati però di tecnologia, ci siamo trovati appunto dopo qualche anno ad occuparci del web e un po' prima di tutti gli altri, ecco, quindi parlo del 1993. A dimostrazione che siamo stati un po' i primi software che abbiamo realizzato sono stati poi oggetto di pubblicazioni sull'International Journal of Physics, quindi erano pubblicazioni scientifiche che avevano un valore scientifico. E poi niente, poi siamo cresciuti, sono su un'onda che stava crescendo da bravi surfisti, siamo stati sulla cresta dell'onda, direi almeno fino al 2000, ecco. Spieghiamo bene questa Ariadne Digital, che è l'azienda della trasformazione digitale. Ecco, sì. Potremmo riassumerla così, ma è veramente poco, perché fate tantissime cose molto importanti. Sì, allora il nome Ariadne in realtà è proprio il nome originale, è un po' il filo di Arianna, no? Che ti porta fuori dal labirinto delle reti. Quando siamo nati dovevamo spiegare ai nostri clienti cos'era internet. Poi il nome è rimasto, abbiamo aggiunto la desinenza digital, che è più recente. Noi ci occupiamo di progetti digitali, o se vogliamo di trasformazioni digitali. Abbiamo due anime distinte ma assolutamente sinergiche, cioè un'anima tecnologica, quindi se vogliamo possiamo essere visti come una software house o un gruppo di ingegneri che progetta sistemi complessi, quindi un aspetto tecnico. Ma abbiamo un aspetto estremamente importante che ha preso piede ed è direi trainante in questi ultimi anni, che è l'aspetto di progettazione di esperienze digitali, quindi rivolte ad un utente che è sempre un utente umano. Non facciamo dei software che vivono senza un'interazione con l'uomo. Tutti i nostri sistemi hanno comunque a che fare con l'uomo e quindi siamo particolarmente attenti alla creazione proprio di esperienze digitali che siano gratificanti, usabili, coinvolgenti. In questo senso applichiamo tecnologie e metodologie che vanno proprio sotto il nome di Human Centered Design, cioè quindi una progettazione del sistema tecnologico che vede la persona al centro. Molto interessante anche l'aspetto del luogo dove vi trovate, dove progettate questi software. Sì, 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 noi siamo sempre stati, veniamo dall'Università di Pavia, siamo a sud di Milano, quindi della capitale, del business italiano, ma la nostra sede è in campagna, sempre stata in campagna. Recentemente ci siamo spostati in una nuova sede assolutamente bella, che è quello che vi aspettate, cioè la classica cascina, antica cascina ristrutturata con tanto verde intorno, molto spazio che ci permette anche di sviluppare il lavoro di gruppo, la cooperazione, la collaborazione. L'abbiamo pensata per questo, ecco. Perché è così importante che i vostri progetti di software abbiano bisogno comunque dell'umano per poter funzionare? Allora, spieghiamolo meglio. Sì, sì, un po' per quello che dicevo prima, cioè i progetti che realizza Ariadne sono progetti che hanno una forte componente tecnologica, ma dall'altro lato hanno una forte attenzione a quelli che sono i bisogni dell'utente, quindi dei nostri clienti, ai bisogni delle persone. E chi si occupa di progettare questi sistemi, quindi sono persone che hanno tipicamente una formazione molto diversa, cioè c'è il tecnico, no? Che ha più facilità a parlare con una tastiera che non con un essere umano, e abbiamo degli esperti di comunicazione, di
relazioni umane che conoscono la tecnologia ma non ne conoscono i tecnicismi. Un buon risultato si ottiene se queste persone si parlano tra di loro, c'è un lavoro di gruppo e si riesce quindi a produrre un oggetto che soddisfa entrambi gli aspetti. Quindi la tecnologia diventa abilitante per certi modelli di business piuttosto che non per certe funzioni. E dall'altro certe funzioni vengono correttamente implementate dagli ingegneri se vi è appunto una comunicazione. Da qui un discorso di teamwork, no? La nostra nuova sede in cui siamo da un paio d'anni l'abbiamo proprio creata con ampi spazi per permettere alle persone di ritrovarsi intorno ai tavoli, negli spazi comuni, ma anche non negli spazi comuni, per continuamente condividere quello che viene fatto. Torniamo su questo aspetto perché è una cosa che vi ha così un po' distinto in un certo periodo della nostra storia. Ecco, siete leader di intranet. Spieghiamo che cos'è l'intranet, che sembra una parola così difficile. Non è internet, ma è intranet. Sì. Quindi che cos'è? Diciamo, uno dei settori in cui sicuramente eccelliamo e abbiamo una competenza distintiva è il discorso delle intranet, che meglio esprime anche quella, cioè diciamo, che è un ottimo esempio di quello che raccontavo prima. Allora, la intranet, è il sito interno di un'azienda. Quindi che cos'è? Il modo in cui i dipendenti di un'azienda comunicano fra loro. Sì, diciamo, è il sito che ha come utilizzatore, quindi come target, diciamo i dipendenti, ma in un'accezione anche più ampia, diciamo tutte le persone che ruotano intorno all'azienda. Il posto dove, un termine più moderno che non è intranet, è diciamo, il digital workplace. Quindi è la mia azienda digitale, dove trovo informazioni che riguardano le procedure aziendali, dove trovo il mio cedolino paga, dove ho le comunicazioni dell'amministratore delegato, dove ho i miei strumenti di lavoro, no? Quindi software che utilizzo per svolgere il mio lavoro, dove ho anche un momento di socializzazione, magari, no? Banalmente dal mercatino interno piuttosto che non le presentazioni, magari video dei nuovi colleghi in modo che li conosco, ecco. Piuttosto che non uno spazio dove, con periodicità insomma, da definire, ogni team racconta quello che sta facendo. Quindi è in questo senso che si parla di digital workplace, no? È proprio una riproduzione sul digitale di quella che può essere la vita lavorativa. Allora, un oggetto di questo tipo è un oggetto che ha delle implicazioni tecnologiche assolutamente importanti, non entriamo nel dettaglio, però va assolutamente bene. No, però è stato molto chiaro nello spiegare qual è il... Quindi ci sono delle problematiche assolutamente tecniche, no? Insomma, per chi ci ascolta che è un tecnico, di system integration, di problematiche di autenticazione, identificazione, di sicurezza, no? Però dall'altra parte il, diciamo, driver, quindi chi spinge questi oggetti, sono tipicamente le risorse umane, la comunicazione interna, cioè chi si occupa del benessere delle persone all'interno dell'azienda. Quali sono i vostri mercati? A chi vi rivolgete? Allora, diciamo, per queste cose, ma anche per altre applicazioni che noi realizziamo, gli interlocutori principe sono, diciamo, medio-grandi aziende. Anche perché, diciamo, la piccolissima azienda magari non ha bisogno di una intranet. Se si è in 20-30 persone, si può anche tranquillamente relazionarsi. Però ecco, le grosse aziende che hanno centinaia di dipendenti o di collaboratori assolutamente hanno bisogno di questi strumenti. Devo dire, poi se vogliamo fare un approfondimento anche su quello che sta succedendo in questi mesi, ovviamente il fatto di avere un digital workplace, un'azienda virtuale, che ci permette non solo di telelavorare come abbiamo fatto, no? Ma anche di così vivere l'azienda in maniera digitale anche standoci a casa, non essendo può essere sicuramente sul lavoro. Importante, è un'opportunità. Direi che è stato fondamentale il vostro ruolo in questo periodo, durante il lockdown. Intanto voi non vi siete mai fermati. Questo... No, noi non ci siamo mai fermati e devo dire, tecnicamente ci siamo ovviamente, sempre l'azienda che siamo, ci siamo facilmente remotizzati e abbiamo cominciato a lavorare. Però questo ha sorpreso anche me, infatti i miei colleghi insomma, mi hanno un po' deriso dicendomi che ero un po' un vetro informatico in questo. Io avevo dei dubbi sul fatto che un'azienda come Ariadne, pur essendo fatta di giovani, potesse rimanere o funzionare bene anche con le persone completamente remotizzate dall'oggi al domani, quando fino a ieri
avevamo favorito la presenza in ufficio proprio per quel teamwork che si diceva prima, no? Quindi il grosso timore era di perdere quella capacità di fare team e di comunicare. E invece no, siamo stati assolutamente capaci di farlo, devo dire, molto bravi i miei colleghi in questo senso. Al punto che insomma è stato un periodo un po' sofferto, più che altro perché non vi potevate riunire spazi che avete creato, esatto, in questa... devo dire che esatto, siamo rientrati, in parte siamo rientrati, non tutti, però ci sono tanti colleghi che stanno chiedendo di rientrare comunque. Vero è che però abbiamo anche capito come possiamo benissimo lavorare anche da remoto, no? Quindi sicuramente il nostro modo di lavorare, come penso in tutte le aziende italiane, avrà delle, diciamo, lesson learned, cioè delle lezioni che ha capito da questa esperienza che modificheranno il lavoro anche in futuro. Ecco, quindi il post lockdown adesso come sta andando? Allora, dal punto di vista della produttività nostra e della operatività, eccellente. Chiaro che noi poi lavoriamo per le aziende italiane, no? Se l'Italia ha delle difficoltà o comunque si ferma, anche noi di conseguenza potremmo avere dei problemi. Ecco. Però abbiamo anche delle opportunità che ci sono date da questa situazione, proprio per le cose di cui noi ci occupiamo. Quindi progetti futuri, per esempio, quali sono? Allora, i progetti futuri è continuare sulle nostre linee di business, no? Che sono, per dire, ovviamente un discorso di intranet piuttosto anche di video collaboration o di progetti di formazione a distanza, di learning, che sono un po' i nostri pilastri portanti. Diciamo, sono sicuramente hanno avuto un impulso, no? Dalla situazione che è avvenuta, quindi noi continuiamo a perseguirli e a portarli avanti. Il nostro progetto futuro, diciamo, nella situazione attuale è quella comunque di continuare a resistere, non avere diciamo problemi e soprattutto continuare a crescere. Ecco, riteniamo che in questa situazione abbiamo comunque delle opportunità di crescere. Resistere, ecco. E anche insistere, perché mi pare che il mercato italiano sia ancora abbastanza carente rispetto a quello che voi potete offrire. Sì, quindi, sì, allora c'è ancora tanta. Sicuramente la situazione IT italiana è più indietro che non rispetto agli altri paesi europei. Credo che la situazione che abbiamo vissuto in questi mesi, insomma non lo dico io, darà un impulso fortissimo a queste cose, quindi ritengo che per aziende come Ariadne ci siano delle belle opportunità da cogliere. Ecco. Poi, avete già raccolto qualche segnale, nel senso che ci sono già aziende che hanno voglia di investire nei vostri progetti? Assolutamente. Quindi è stato abbiamo, positivo. Per dire, banalmente abbiamo alcune università clienti per cui diciamo, in tempi molto rapidi abbiamo organizzato il meccanismo delle lezioni online, ecco. Abbiamo dei progetti insieme con un partner importante nel campo dell'editoria di creare una soluzione di e-learning per le scuole superiori fatta di virtual classroom, di contenuti e così via. Quindi stiamo lavorando, queste sono sicuramente opportunità generate dal Covid. Ecco, ecco, quindi avete anche, diceva prima, un team di persone molto giovani. Ecco, come le reclutate? Come avviene? Sì, allora attenzione, noi siamo giovani ma non giovanissimi. Sono persone assunte, sono dipendenti, sono collaboratori? Sono assolutamente tutte persone assunte a tempo indeterminato, no? Un'azienda come l'Ariadne che fa della competenza ingegneristica e diciamo professionale, il suo elemento distintivo, non può avere collaborazioni occasionali, dobbiamo avere persone fidelizzate, competenti e che hanno una professionalità che si crea nel tempo, non si inventa dall'oggi al domani, cioè la competenza è sicuramente un elemento distintivo della nostra azienda, abbiamo dei professionisti, quindi persone assolutamente assunte a tempo indeterminato, abbiamo un'età media che è intorno ai 35 anni. Ho visto la foto sul vostro sito, okay. Tutti molto giovani, in effetti. Sì, diciamo tra i più vecchi, diciamo. Tra i più vecchi con i capelli bianchi, però sì, mediamente l'età sicuramente è fatta di persone giovani, però per fare il nostro lavoro è vero che siamo, diciamo, su tecnologie di frontiera, però ripeto, c'è una competenza che si matura solamente nel corso degli anni, quindi è necessario anche avere persone che hanno anni di esperienza per riuscire a costruire certi sistemi. Ecco, no? Poi il giovane sicuramente porta
entusiasmo, e questa è una cosa molto importante, porta anche freschezza mentale, voglia di imparare, però l'esperienza è importante, ecco, nel costruire sistemi come i nostri. Marcello Ricotti, che non è più, ha detto che non è proprio tra i più giovani in azienda. No, sono uno dei più vecchi, insomma, però vabbè, insomma. Ariadne Digital, siamo nel settore dell'intranet, io dico intranet perché è la cosa forse sistemi più... Sistemi digitali. Dobbiamo svelare a questo punto se c'è, perché sicuramente c'è, un segreto che l'ha fatta diventare così interessante in questo ambito, anche per tutte le altre aziende italiane che vorranno poi contattarla. Sì, ma allora adesso una cosa scontata che però secondo me hanno tutti gli imprenditori, soprattutto in Italia, è la tenacia, la motivazione, la dedizione, la serietà. No, questa sicuramente sono, però sono cose che chiunque penso voglia fare imprese in Italia nel tempo, insomma, non occasionalmente, ha bisogno di avere, no? Soprattutto molta determinazione. Non so, il nostro segreto, anche per non attribuirci troppi meriti, a mio avviso, è stato sempre quello di essere nati in provincia di Pavia, vicino ad un'università prestigiosa, da cui poter attingere risorse umane d'eccellenza, ma allo stesso tempo essere a 35 minuti da Piazza Duomo, Milano. Dove c'è vicino al cuore del business, al cuore pulsante. No? Quindi, strategicamente noi non abbiamo mai voluto, diciamo, avere gli uffici in Milano, pur potendolo fare perché Pavia è molto vicino a Milano, proprio per garantire da un lato una qualità di vita a tutte le nostre persone, sottoscritto compreso, ecco. A stare comunque in campagna, quindi con spazi che non si possono avere in centro a Milano, però allo stesso tempo essere assolutamente vicini a quello che sono i nostri clienti, che sono per la maggior parte, diciamo, concentrati sicuramente in Nord Italia. Immersi nella tranquillità, perché forse lì si crea anche meglio, si lavora meglio. Assolutamente immersi nella tranquillità, insomma. Noi abbiamo il gruppo di colleghi che nella pausa pranzo vanno a correre nella campagna intorno, ci sono anch'io tra questi, e poi si fanno la doccia e tornano a lavorare. Ecco, qui non è un privilegio da poco, siamo dei privilegiati in questo. Se potesse tornare indietro, rifarebbe tutto quello che ha fatto? Sì, insieme. Ai suoi io mi considero professionalmente di essere stato estremamente fortunato. Sono fortunato perché per la storia dell'azienda, perché siamo un gruppo di persone che penso si apprezza, si stima, siamo persone in gamba. Riusciamo a portare in azienda giovani in gamba, perché alle persone capaci piace lavorare con le persone capaci, abbiamo una storia di impresa di buon successo, direi, siamo, insomma, soprattutto tra le persone che sono in azienda da tanti anni, siamo orgogliosi della nostra azienda, ecco, questa è una cosa che rende piacevole veramente, se vogliamo anche entusiasmante, per me che ci lavoro da 25 anni, quindi potrei forse anche essere un po' stufo, ma non lo sono, è entusiasmante lavorare con i miei colleghi, è una grossa fortuna, ecco, la mia vita professionale, sicuramente. La fortuna è stata l'incontro con quegli studenti, ma poi anche l'incontro con tutti gli altri, perché c'è un bel team dietro questa Ariadne Digital. Con i miei soci assolutamente all'inizio, no? Beh, poi diciamo un'azienda è abbastanza espressione di quella che sono anche i soci fondatori, diciamo, però questa filosofia è ormai condivisa da tanti colleghi che sono in azienda magari da 15 anni e viene trasmessa anche ai più giovani, e questa è una fortuna in questo senso. Ecco. E anche una responsabilità, visto che lei è stato proprio il socio fondatore. Sì, 27 anni fa. Sì, no, questa della responsabilità sì, confermo. Il mio auspicio per l'azienda è che Ariadne ci possa essere con questa filosofia ancora per i prossimi 20 anni. Magari non ci sarò più io a guidarla, ci sarà qualcun altro, ma che rimanga quella che è, come filosofia, ovviamente cambiando le tecnologie, per i nostri clienti. Noi abbiamo clienti molto fidelizzati, che sono con noi da decine di anni, ma anche ovviamente per le persone che ci lavorano dentro. La ringrazio per essere stato qui con noi, Anna. Per averci raccontato Ariadne Digital a Milano, c'è anche il sito.
E grazie quindi a Marcello Ricotti, che è stato uno dei nostri imprenditori top secret qui a Top Secret su Business 24. Prossimo appuntamento naturalmente domani sera con Business 24, con tutti i nostri programmi, tutte le nostre tematiche che riguardano il lavoro, Business 24 relativo del lavoro, e con Top Secret vi do appuntamento il lunedì o il mercoledì sera alle 20:30, e tutte le nostre puntate, le migliori naturalmente, le potrete andare a vedere sul nostro canale YouTube oppure sul nostro sito businesstv.it. Grazie e arrivederci. Buonasera.